Gli incendi infuriano nelle foreste di La Palma, le Isole Canarie e solo nel fine settimana hanno bruciato 5.000 ettari e costretto all'evacuazione più di 4.000 persone. Non c'è tregua dal caldo infernale neanche nella Spagna continentale con l'agenzia Met che ha avvertito di una nuova ondata di caldo in arrivo nella gran parte dell'Europa meridionale questa settimana. For July, for next week, we see another heat wave reaching southern Europe with even higher temperature. And that's really an impact on climate change, on heat wave. We increase the likelihood of sequential heat wave, and it's becoming more and more difficult to cope with this frequent succession of heat waves. A Roma, con le temperature in aumento, turisti e residenti cercano un modo per rinfrescarsi. Bollino rosso per 15 città in Italia, la maggior parte delle quali nel centro e nel sud del paese. Alto livello di rischio per anziani, neonati e persone vulnerabili. Que nous sommes arrivés, il fait très chaud ici. On a du mal à s'adapter vraiment, surtout que nous qui venons d'arriver, on se rend compte qu'il fait plus chaud par rapport à là où nous restons, chez nous en Afrique par exemple, en République démocratique du Congo. Cette chaleur se prolonge même jusque vers la nuit et nous avons même du mal parfois à dormir. Martedì le temperature dovrebbero raggiungere i 42-43 gradi centigradi a Roma, mentre in Sicilia e in Sardegna potrebbero arrivare fino a 48. Grazie.